La prova del cuoco manda in onda vecchie ricette e piovono le critiche. Foto, la prova del cuoco oggi, foto, con Antonella Clerici e tutti i suoi collaboratori non è riuscita ad evitare il disagio della neve a Roma e non è andata in onda. La scelta è stata quella di mostrare ai telespettatori un insieme di vecchie ricette, il classico, il meglio di. Sicuri che la scelta fosse delle migliori, le critiche non mancano mai, per la prova del cuoco così come per gli altri programmi TV e soprattutto quelli non andati in onda oggi, ma alcune ricette erano davvero non adatte alla giornata fredda, inoltre non tutti hanno capito il perché Antonella Clerici e il suo staff non fossero in diretta con la prova del cuoco. Roma non è certo non una città abituata alle neve e purtroppo non è nemmeno capace di reagire subito ai problemi o di prevederli, considerando che le previsioni meteo avevano previsto tutto temperature basse e neve da giorni. Non tutti hanno le gomme termiche e inoltre i disagi alla circolazione nella capitale sono aumentati anche per la caduta di alberi sulle strade. Detto questo, è stato chiesto ai romani di muoversi solo se strettamente necessario. Ed ecco che anche la prova del cuoco oggi ha deluso chi attendeva la puntata del lunedì da casa. A causa della neve a Roma, gli addetti ai lavori, squadra tecnica, chef, pubblico e concorrenti della prova del cuoco hanno riscontrato disagi negli spostamenti, che non gli hanno consentito di arrivare presso gli studi della DIAR. Pertanto in questo momento è in onda un, meglio di, grazie, a domani, hanno fatto sapere gli addetti ai lavori lasciando la speranza che domani il cooking show di Antonella Clerici andrà in onda regolarmente. Domani proprio come oggi è prevista la stessa situazione di disagio a Roma per la neve. In molti quindi si chiedono perché non abbiano previsto in tempo tutto per risa al pubblico. Resta la delusione anche per le ricette scelte oggi, il peggiore dei piatti di Sergio Barzetti riproposto non si sa per quale motivo, la crostata con i cachi di Guido Castagna, con l'ingrediente davvero difficile da trovare in questo periodo. Nessuna cioccolata calda o polenta, magari ricette con ingredienti che abbiamo tutti in casa e che avrebbero riscaldato un po' la freddezza di tutti nel commentario.